Eccoci in vostra compagnia, grande calcio, ma in punta di dito, domenica scorsa al centro sociale di Salerno per il secondo trofeo Luci d'Artista, evento organizzato dall'Old Subbuteo Club Salerno Forever in collaborazione con la SD, il podio, il mensile di sport e cultura, l'atleta che collabora peraltro con la nostra trasmissione e con il patrocinio del comune di Salerno. Noi siamo in compagnia del presidente dell'Old Subbuteo Club, Gabriele Maffei. Buonasera presidente, Buonasera, buonasera. e poi con il consigliere Gianluca Scafuri. Buonasera Scafuri e Buonasera, buonasera. Massimiliano De Liguro, altro consigliere di Buonasera, questa associazione che buonasera. porta in alto, insomma, il Subbuteo, che non è soltanto un gioco da tavola, ma è uno sport vero e proprio, presidente. Esatto. Poi, tra l'altro, quest'anno e l'anno scorso avete accoppiato questo evento con quello di Luci Sì. d'Artista. Insomma, è stata una manifestazione brillante, è il caso di È dirlo. vero, è vero. Siamo andati al di là delle più rosee aspettative. Rispetto all'anno scorso, il numero degli iscritti è raddoppiato È quasi, raddoppiato, sì. sì. Da Abbiamo avuto i partecipanti che sono arrivati in città già dal venerdì. 52 dell'anno scorso a Siamo 105 di arrivati a quest'anno. 105 con i bambini che hanno avuto uno spazio dedicato, compresi i bambini, uno spazio dedicato nel pomeriggio. Forever Forever Young. Young, esatto. E sono arrivate persone da tutta Italia, come dicevo, già dal venerdì, sono arrivate da Livorno, da Verona, Mantova, Brescia, Pisa, da tutto il nord. Siamo Che arrivati. segnale è questo? Che è un movimento in crescita, È un movimento continuo. in crescita, sicuramente noi proviamo ad avvicinare a questo gioco anche i più piccoli, perché la media è molto alta, siamo quasi tutti dai 40 in su, sono i vecchi ragazzi degli anni 70 e 80 che giocavano al Subbuteo e che quindi oggi l'hanno riscoperto grazie anche alle uscite in edicola di 4 anni fa. E così un po' tutti si sono riavvicinati, hanno scoperto tramite internet poi che il movimento esisteva già in tutta Italia. Ci siamo incontrati e quasi ogni domenica ci sono tornei in ogni città d'Italia. Ecco, perché poi la scelta, insomma, di accoppiare le luci d'artista, insomma, Sì, di e dedicarlo proprio alle diciamo luci che c'è d'artista? un calendario nazionale e ognuno cerca quindi di, in ogni città cercano di abbinare il torneo all'evento principale che ci sta in quella città. Noi, al di là, l'evento più importante sicuramente è questo qui delle luci d'artista e quindi grazie anche al Comune di Salerno, all'assessore al turismo, l'avvocato Maraio, che si sono messi a disposizione, abbiamo abbinato questi due eventi, e in questo modo abbiamo ottenuto anche una notevole partecipazione che sicuramente in un altro Assolutamente. periodo dell'anno non ci sarebbe stata. Le famiglie sono arrivate prima, come dicevo, hanno alloggiato in città, li abbiamo anche accompagnati in giro per il corso Vittorio Emanuele, in Costiera Amalfitana. Abbiamo fatto unire l'utile al Un classico esempio di dilettevole. turismo sportivo. Esatto. Gianluca Scafuri, da quanti anni, insomma, siete in auge e portate avanti questo discorso? Tra l'altro bellissimo. Insomma, chi è Certo, che nella vita sì. non ha giocato almeno una volta a Subbuteo? Assolutamente. Diciamo che il nostro club è nato da un'idea, tra virgolette, del presidente, che con la sua passione, insomma, ha messo su un gruppo di amici. Nel 2011, diciamo, è stato fondato il nostro club Subbuteo Salerno Forever. Già prima, c'erano, diciamo, un attimino, altri amici, insomma, che si erano riuniti, avevano organizzato le partitine classiche, come un tempo si faceva, anche magari con le ginocchia a terra e i panni sul Sì. pavimento, insomma. Poi mano a mano è andata avanti e siamo cresciuti e devo dire la verità, adesso siamo arrivati quasi a 30 soci con cui, diciamo, in effetti ci sono anche dei bambini, insomma, che vengono a partecipare con piacere ed effettivamente, insomma, quando vediamo che questi bimbi vengono da noi staccandosi un po' da quelli che sono i giochi elettronici, che Bravo. onestamente, dico la verità, rappresentano un po' croce e delizia, per noi è una soddisfazione, forse quella più grande. Ci rivediamo in loro e speriamo che appunto poi questa passione continui, cresca e finalmente, insomma, possa rimanere, diciamo, su dove cerchiamo di portarlo, insomma, Ecco, c'è una nota sostanzialmente. simpaticissima di questa manifestazione, che c'è stato anche il tabellone dei perdenti, insomma, anche uno scarso come me poteva andare lì a giocare per vincere qualcosa, perché è stato ribattezzato la Chaltrons Cup, la Sì, Coppa dei la Cialtroni. formula, diciamo, standard un po' che si può adottare in tutti i tornei del circuito Old, noi in effetti facciamo così, in pratica la mattina tutti i partecipanti si sfidano nei gironi
diciamo la classica all'italiana, insomma, tutti contro tutti. Poi dopo i primi due vanno nel tabellone principale, di quello diciamo dei campioni, tra virgolette. Sì. I due, ovviamente, che rimangono, il terzo e il quarto, danno vita ad un tabellone parallelo, che è definito Chaltrons, insomma, per comunque diciamo cercare insomma di divertirsi fino alla fine e stare insieme, perché poi la parentesi più bella insomma a pranzo è quella di riunirsi intorno al tavolo, magari con maglie di colori, diciamo, di squadre differenti, e quella forse è la cosa più simpatica, perché si ride, si scherza, ci alla fine in sì, giro, alla fine si mangia assieme, insomma, si mangia assieme, anche quella certo. è una bella certo, chiusura. Sì. Alla fine chi ha vinto? Allora, il tabellone principale è stato vinto da un ragazzo molto bravo di Bari, che si chiama Andrea De Giosa, e ha battuto in finale il cugino salernitano Carmine Sprint 70. Poi la particolarità insomma di questo gioco è che molti, anzi tutti, usano un nick quindi praticamente con cui ci identifichiamo nel circuito, quindi molte volte si conosce il nick di una persona magari leggendola sul forum e non si conosce né il viso né il vero nome, quindi quando ci ritroviamo poi tutti insieme ci si presenta col nick, è una particolarità diciamo simpatica insomma che va portata avanti. Ecco, come i re maggi con Massimiliano De Liguori in testa sono venuti con un sacco di doni stasera, io chiederei a Francesco, al nostro Francesco Budetti, di inquadrarle. Massimiliano, allora, ci sono delle cose davvero bellissime da vedere assolutamente da vicino, c'è l'Olanda di Rijkaard, Gullit e Van Basten, è vero, c'è la Salernitana anni... C'è la Salernitana della Serie A, perché? Perché nella passione del subbuteo non si unisce solo la passione per il gioco in sé, ma anche, anche altre e diverse passioni, quella che potrebbe essere per esempio il modellismo, perché molte di queste squadre vengono poi dipinte a mano, quindi queste sono fatte a mano, vengono richiamate le, come dire, i ricordi anche storici dei giocatori, gli stessi ragazzi che vengono dalle altre parti d'Italia, alla fine si creano la propria squadra, se la plasmano, perché ecco, noi salernitani naturalmente siamo legati a quegli anni particolari della Salernitana in Serie A, quindi della storicità, del punto di maggiore auge della nostra squadra cittadina. Naturalmente nelle altre città c'è chi ricorda, faccio l'ipotesi tanto per dire, non so, il Bari degli anni 80, certo. La Juventus di Del Piero, per ricordarsi, e quindi poi si impersonifica con la propria squadra, che diventa come un piccolo gioiellino, naturalmente, che viene conservato. No, chiedo a Francesco di fermarsi un attimo, ecco con questa carrellata, perché è fondamentale. Questo qui è fondamentale. Tutti in piedi per qui vediamo esattamente anche il Bartolomei, che noi abbiamo anche ripreso come club sulla nostra, diciamo, sulla nostra divisa poi estiva, logo sulla Polo, e che poi viene riportato sul logo del nostro club, dove c'è appunto l'omino nella classica posa del tiro di Bartolomei, proprio in ricordo del se nostro vedete, grande capitano. È di una rassomiglianza impressionante, sì, questo giocatorino che raffigura Agostino Di Bartolomei, di cui si sta parlando tanto anche. Si continua a parlare, giustamente, perché si continua a ricordare l'esempio che ha dato come sportivo. Ecco, andiamo alle spalle, lo rivediamo giusto anche un po' qui. Alle spalle di Agostino Di Bartolomei lo rivediamo anche in questo qui piccolino, dove c'è proprio appunto il famoso tiro di Agostino, eccolo qui. Ancora di Bartolomei. Sì. E poi dicevamo, più giù, Francesco, vediamo, sono fatti a mano anche questi regolarmente, Iguita e Valderrama, che sono veramente meravigliosi, insomma, con quelle capigliature, insomma, che ricordiamo. È vero, questo poi collegandomi di nuovo a quello che diceva anche Gianluca, proprio durante i tornei che vengono organizzati poi nelle varie città d'Italia, tutte queste piccole particolarità e tutti questi nostri incontri sono poi simbolicamente non tanto il torneo in sé per sé, ma proprio la riunione di amici che nel frattempo vanno a ripescare tutte queste piccole particolarità. Cioè. Del resto per noi era il gioco fondamentale, noi era il non plus ultra, siamo giocare al subbuteo, siamo cresciuti con questo. Era il regalo di Natale per eccellenza. Per eccellenza, e poi chi di noi non ha nel proprio scantinato, nel proprio garage, comunque il ricordo della squadra che si è conservato? Tantissimi di noi poi quando abbiamo ripreso e ci siamo ritrovati a giocare al subbuteo, qualcuno ha sempre cacciato dal cassetto un qualcosa che aveva da... Io sono rimasto con le due basic, la rossa e la... È la blu del... È la blu. Il presidente Maffei invece quando è che ha cominciato a giocare a subbuteo? Ho cominciato da ragazzino, intorno ai 10-11 anni, poi ho smesso intorno ai 19-18-19 anni.
per poi riprendere di nuovo 4 anni fa. Che ha incontrato insomma degli amici, dei compagni di avventura. Di allora sì, c'è un amico di allora ancora nel nostro club, Giuseppe Mascaro. Ma lei è bravo, no? Nel club sì, fuori no. Il livello non è molto alto, ci divertiamo a stare insieme. Chi è il migliore? Il migliore attualmente è Flavio, non c'è. Flavio, Claudio sono i più bravi. E loro si concentrano di più quando giocano. Noi pensiamo più all'organizzazione, quindi abbiamo modo di distrarci diversamente. Diciamo che pensate bene l'organizzazione, perché poi tra l'altro l'organizzazione è stata veramente perfetta. E Gianluca Scafuri, insomma, portare il numero da 52 a 104, abbiamo 105 di quest'anno, e che vengono poi con i familiari a vedere anche Salerno e le luci d'artista, questo è un fatto importante proprio per la città. E la soddisfazione più grande in effetti è questa, perché poi al di là del lato aggregativo del club, la vita da club che poi si svolge in effetti tutto l'anno, il torneo è il momento tra virgolette conclusivo di tutta l'organizzazione, la passione e il lavoro sempre tra virgolette, insomma, che impieghiamo sostanzialmente per portare avanti la vita del club. La cosa bella è che poi nascono delle amicizie anche al di fuori del panno verde e che vanno avanti e si consolidano nel tempo. E questa è stata poi l'occasione per far conoscere la nostra città, che ormai penso che non abbia nemmeno più bisogno di pubblicità, anzi le luci d'artista sono un'occasione sicuramente bellissima e una conferma, insomma, quindi ci ha aiutato moltissimo sicuramente per avere questi numeri, assolutamente. Assolutamente. Sì. Noi intanto salutiamo e ringraziamo Massimiliano De Ligoro, lui sta per alzarsi perché ci sono altri ospiti, aspettiamo il nostro consigliere Pietro Anatriello, però intanto ci vediamo la clip che ha preparato il nostro Enzo Rizzo proprio sulla manifestazione che è andata in scena domenica scorsa al Centro Sociale di Salerno. Vediamo. Eccoci in vostra compagnia, grande calcio, ma in punta di dito, domenica scorsa al Centro Sociale di Salerno per il secondo trofeo Luci d'Artista, evento organizzato dall'Old Subbuteo Club Salerno Forever in collaborazione con la SD, il podio, il mensile di sport e cultura, l'Atleta, che collabora peraltro con la nostra trasmissione, e con il patrocinio del Comune di Salerno. Noi siamo in compagnia del presidente dell'Old Subbuteo Club, Gabriele Maffei, buonasera presidente, buonasera. E poi con il consigliere Gianluca Scafuri, buonasera. Scafuri, buonasera. E Massimiliano De Ligoro, altro consigliere buonasera. Di questa associazione che buonasera. Porta in alto insomma il Subbuteo, che non è soltanto un gioco da tavola, ma è uno sport vero e proprio, presidente. Esatto. Poi tra l'altro quest'anno e l'anno scorso avete accoppiato questo evento con quello di Luci d'Artista, sì. Insomma è stata una manifestazione brillante, è il caso di dirlo. È vero, è vero. Siamo andati al di là delle più rosee aspettative. Rispetto all'anno scorso il numero degli iscritti è raddoppiato. È raddoppiato, sì. Abbiamo avuto i partecipanti che sono arrivati in città già dal venerdì. Da 52 dell'anno scorso a 105 di quest'anno. Siamo arrivati a 105 con i bambini che hanno avuto uno spazio dedicato, compresi i bambini, uno spazio dedicato nel pomeriggio. Forever Young. Forever Young, esatto. E sono arrivate persone da tutta Italia, come dicevo, già dal venerdì. Sono arrivate da Livorno, da Verona, Mantova, Brescia, Pisa, da tutto il nord. Segnale è questo? Che è un movimento in crescita? È un movimento in crescita, sicuramente noi proviamo ad avvicinare a questo gioco anche i più piccoli, perché la media è molto alta, siamo quasi tutti dai 40 in su, sono i vecchi ragazzi degli anni 70 e 80 che giocavano al Subbuteo e che quindi oggi l'hanno riscoperto grazie anche alle uscite in edicola di 4 anni fa. E così un po' tutti si sono riavvicinati, hanno scoperto tramite internet poi che il movimento esisteva già in tutta Italia. Ci siamo incontrati e quasi ogni domenica ci sono tornei in ogni città d'Italia. Ecco, perché poi la scelta insomma, di accoppiare le luci d'artista, sì. Insomma, di dedicarlo? Diciamo che c'è un calendario nazionale e ognuno cerca quindi di, in ogni città cercano di abbinare il torneo all'evento principale che ci sta in quella città. Noi al di là l'evento più importante sicuramente è questo qui delle luci d'artista, e quindi grazie anche al Comune di Salerno, l'assessore al turismo, l'avvocato Maraio, che si sono messi a disposizione, abbiamo abbinato questi due eventi e in questo modo abbiamo ottenuto anche una notevole partecipazione che sicuramente in un altro periodo dell'anno non ci sarebbe stata. Le famiglie sono arrivate prima, come dicevo, hanno alloggiato in città, li abbiamo anche accompagnati in giro per
il corso Vittorio Emanuele, in Costiera Amalfitana, abbiamo fatto unire l'utile al dilettevole. Un classico esempio di turismo sportivo. Esatto. Gianluca Scafuri, da quanti anni insomma siete in auge, portate avanti questo discorso? Tra l'altro bellissimo, insomma, chi, certo, è che, certo, nella vita non ha giocato almeno una volta? Assolutamente. Diciamo che il nostro club è nato da un'idea, tra virgolette, del presidente, che con la sua passione insomma ha messo su un gruppo di amici. Nel 2011 diciamo è stato fondato il nostro club Subito Salerno Forever. Già prima c'erano diciamo un attimino altri amici insomma che si erano riuniti, avevano organizzato le partitine classiche come un tempo si faceva, anche magari con le ginocchia a terra e i panni sul pavimento, sì, insomma. Poi mano a mano è andata avanti e siamo cresciuti. E mentre voi gustavate queste immagini, questa clip, qui c'era una diatriba, insomma c'era Gianluca Scafuri che minacciava il presidente perché al prossimo incontro lo batterà di brutto perché non l'ha nominato fra i più forti. Abbiamo capito che lui insomma è uno dei più forti venerdì che... abbiamo lo scontro diretto, ci giochiamo la seconda posizione del campionato. Salutiamo però Pietro Anatriello, altro consigliere dell'Onsubudio, buonasera, che è qui con noi, insomma un altro degli storici insomma di questo club Old Subbuteo. No, veramente no. New entry? Sì, diciamo una new entry da due anni che sono entrato e proprio per caso... leggendo su un giornale la pubblicità di un evento che loro portavano, sì, a compimento, andai a vedere di cosa si trattasse, perché anch'io ero diciamo nostalgico del Subbuteo quando ero ragazzo, insomma, un nostalgico, ecco, del Subbuteo, veramente. Ce ne sono poi tanti, dopo ci fu il periodo buio dove praticamente anche le possibilità insomma sono venute a mancare per tanti versi. Le società che realizzavano il Subbuteo hanno avuto varie vicissitudini, da quella americana a quella inglese a quella italiana, per cui c'è stato questo momento di buio. Ora per me è stata una gioia immensa di poter ritrovare, voglio dire, una bellissima passione che mi accomunava da tanto tempo. E così mi sono associato a loro. E... Il suo livello com'è di giocatore? Mi diverto, ecco, questo, ma veramente mi diverto, perché chiaramente dopo tanti anni, quasi 20 anni che uno non è allenato col ditino. Bisogna allenarsi, perché anche qui ci vuole allenamento, è chiaro. La principale novità, ecco, la ritroviamo anche nella intitolazione dell'evento, alla corte di Sua Maestà. Quando si parla di Sua Maestà si parla dell'Inghilterra, insomma, dove è nato il Subbuteo, dove è nato anche il calcio. Insomma, alla fine siamo un po' sudditi, no? Di Sua Maestà la Gran Bretagna. Nel campo calcistico, senz'altro, il Subbuteo e il calcio, entrambi sono nati in Inghilterra. Il Subbuteo in particolare è nato nel 1947. Qui vediamo anche delle due squadre, ecco, sì, se ce ne vuole parlare, Presidente, di che si tratta? Si tratta di storia. Le squadre che nel 1867 diedero vita al primo derby della storia, sono due squadre di Sheffield che oggi giocano nei livelli inferiori dei campionati inglesi. Ma sono originali? No, non sono originali da loro, le ha dipinte un artista proprio di Sheffield, Paul Lloyd, il quale ci ha fatto arrivare tutte le squadre per il campionato che abbiamo appena terminato, il torneo di domenica. Le abbiamo ordinate, lui ce le ha dipinte e personalizzate, 80 squadre circa, di tutto il Regno Unito. E queste qui rappresentano proprio il primo derby che fu svolto nella città di Sheffield, dove è nato proprio il calcio e dove vive questo signore che ci dipinge le squadre. Oh, diciamo pure, come dicevamo anche a bocce ferme, che me lo diceva per la verità Gianluca Scafuri, che ci sono delle differenze ben precise anche tra il Subbuteo e il calcio da tavolo, insomma, in cui anche a Salerno siamo anche abbastanza forti, tra l'altro. Quali sono le differenze particolari, Gianluca? Allora, noi diciamo amanti dell'old, ci definiamo appunto oldist in quanto riprendiamo il vero e proprio Subbuteo, quello che è nato, come diceva Gabriele, nel 1947. La differenza sta sostanzialmente in un paio di cose diciamo fondamentali. Innanzitutto la base dei giocatorini, delle miniature, nell'ambito del Subbuteo è una base, si dice, basculante, perché appunto diciamo non dovrebbe mai cadere a terra, cioè, e permette la possibilità al calciatore di girare su se stesso, sì, e fare diciamo quelli che in effetti sono i dribbling sostanzialmente. Certo.
certo. Quindi la ricostruzione del dribbling e della realtà. Il calcio da tavolo invece ha una base molto più piatta, più performante, e diciamo che va giocato in una velocità sicuramente superiore, e soprattutto, differenza fondamentale, lì parliamo di agonismo, quindi c'è una federazione, ci sono diciamo delle vere e proprie associazioni sportive riconosciute che fanno dei campionati italiani, europei e anche diciamo mondiali, ovviamente. E sì, Salerno è assolutamente una delle più forti in Italia e conta diciamo dei veri campioni. I più forti chi restano? Sempre gli inglesi oppure sono un po' in campo? No, in realtà il campione del mondo attuale è proprio italiano, è di Napoli ed è Massimo Bolognino. Parliamo di CDT ovviamente, sì. Di calcio da tavolo. Per il Subbuteo non esiste un campione del mondo, esistono questi tornei diciamo a livello locale, nazionale, ma anche internazionale, ci sono ospiti che vengono dall'Inghilterra. Infatti in Inghilterra si svolgerà poi a marzo una manifestazione dove appunto in effetti andrà qualcuno di noi, parteciperà, ma rimane sempre nell'ambito dell'old old style, quindi sostanzialmente puro divertimento, passione. Certo, vediamo anche quella locandina, Francesco, se la inquadriamo, c'è una locandina, magari, ecco, Pietro Anatrillo. È proprio storica. Ecco, un'altra storia, infatti. Trofeo John Waddington. Nel 78, stiamo parlando del campionato del mondo del 78. Nel mondiale del 78 che si svolsero a Wembley. Quello lì al centro, praticamente... l'italiano Piccaluga. Ecco, Piccaluga. Che vinse i mondiali. Sì. Italia campione del mondo. Ecco qua. E queste sono altre soddisfazioni. L'Italia, prima il Subbuteo ovviamente aveva una sua federazione, fino a quando poi l'era digitale ha sostanzialmente distrutto un po' la magia del Subbuteo. Anche se poi, come dico io, è croce e delizia, perché l'ha distrutta, poi l'ha fatta risorgere grazie al fatto che insomma tramite i social network siamo riusciti a tornare in contatto tutti, quindi da lì poi è rinato. Cioè, a ricompattare, insomma, sì, a risorgere, sì. A far risorgere. E l'Italia ha avuto un campione del mondo di Subbuteo, che è Renzo Frignani, famosissimo, insomma, un grandissimo atleta del Subbuteo sostanzialmente. Ecco, Pietro, ma le sensazioni sono sempre quelle di qualche anno fa, insomma. Sì, no, ma non è cambiato nulla, ti dico la verità, perché proprio c'è il bello anche del gioco, del calcio, cioè chi è appassionato di calcio ha proprio la sensazione di veramente di poter gestire una squadra, di essere allenatore, fare strategia, insomma. È chiaro che poi ci vuole l'abilità, è normale, chiaramente l'abilità si acquisisce solo con tanto allenamento. Presidente... Ma non bisogna esagerare, però. Il presidente Maffei ci parlava, ecco, diceva grazie un po' a tutti gli sponsor, le aziende che vi hanno dato una mano. Ovviamente non possiamo nominarla, però uno lo facciamo, insomma, è un'eccezione, anche perché lo facciamo rientrare. I premi ai vincitori sono stati forniti dalla Ceramica R. Ecco qua, rappresentata appunto da Massimiliano De Liguro, che abbiamo visto prima, che ci porta anche un cadeau. Sì, è un omaggio da parte nostra, perché in realtà... È molto bello, l'orologio dell'Old Subbuteo, sì. Meraviglioso. Il motivo è perché in realtà questi tornei non sono mai sponsorizzati economicamente, è sempre un'organizzazione nostra, quindi sempre tra amici. Per cui naturalmente questa organizzazione ha bisogno di un supporto. Noi come Ceramica R, almeno io come funzionario della Ceramica, proprio per la realtà locale, proprio perché bisogna fare in modo che questo gruppo di amici e questo gruppo di salernitani porti avanti questa passione, che è una passione semplicemente di amicizia, di gruppo, non c'è un agonismo o qualcosa, noi come azienda ci sentiamo di dare una mano a questi ragazzi per l'organizzazione. L'abbiamo fatto sia nel primo trofeo nazionale sia per questo secondo, strutturando questo piccolo gadget per, naturalmente, anche per voi che ci avete, certo, c'è scritto ospitato. Anche Lira TV e sei protagonista, è scritto bello qui in grosso sull'orologio. Grazie Massimiliano, grazie Massimiliano davvero, grazie. E chiudiamo dunque con gli auspici del presidente, che ci dà anche le spillette del club e del torneo Luci d'Artista. Bene, grazie ancora a voi. A chiudiamo voi, con un auspicio per la prossima edizione. 300 partecipanti. No, è stata già difficile con 80 più 20 bambini, è stata già difficile così, quindi cercheremo di ridurre magari il numero e non di aumentarlo, perché i tempi che poi si sono protratti, abbiamo terminato a tarda sera, e le persone che venivano da lontano
da Mantova hanno avuto qualche difficoltà. Vabbè, però se saranno intrattenuti volentieri. Per noi è stata una grandissima soddisfazione. Gli ultimi 10 secondi, giusto, sì. per invitare chiunque volesse insomma riavvicinarsi o avvicinarsi per la prima volta al Subbuteo, ci può trovare ovviamente alla sede, la nostra sede che si trova in via Liberti, quartiere Europa, presso il Circolo del Tennis. Quindi chiunque voglia, insomma, assolutamente sarà il benvenuto e sono sicuro che si appassionerà perché il gioco ovviamente è bellissimo. Insomma. È stato un piacere per noi. Grazie. Una cosa, sì, due secondi. Sì. Io ho coinvolto anche mio figlio, quindi faccio l'appello anche a tutti i papà appassionati di Subbuteo. Per i propri figli, invece di stare tanto tempo vicino. Basta con questi videogiochi, giochiamo al Subbuteo. Grazie, grazie Pietro, grazie a Gianluca, grazie al Presidente Gabriele, grazie a Massimiliano. Grazie a voi davvero per essere stati con noi. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione con altri sport, altri protagonisti.